oggi vi presento la videorecensione del Corsair Vengeance C70. Come potrete già aver visto tramite altre nostre recensioni, la linea Vengeance è una linea espressamente dedicata a coloro che fanno del videogaming la propria passione principale. Le caratteristiche di questo case sono davvero uniche nel suo genere. Innanzitutto, come possiamo vedere, lo stile squadrato e comunque che dà l'idea di robustezza ben si sposa col fatto che questo case è ideato per le LAN party. Come faccio a dirlo? Bene, vedete, queste sono due maniglie. Queste due maniglie permettono il trasporto del case ovunque vogliamo. Il case è abbastanza pesante, pieno, però comunque le maniglie possono supportare fino a circa 40 kg di peso. La prima cosa che balza all'occhio ovviamente è la paratia laterale dotata di finestra trasparente con la predisposizione per due ventole da 120 o 140 mm. Per quanto riguarda la parte frontale, la parte superiore, il pannello I/O formato dai tasti di accensione reset, il tasto reset con uno sportellino quasi come fosse un aereo, il LED di funzionamento dell'hard disk, i due connettori da 3,5 mm e due porte USB 3.0, subito sotto tre slot da 5,25 pollici dove noi abbiamo inserito un masterizzatore e una grossa griglia forata che dietro è fornita di un filtro antipolvere non removibile ma comunque facilmente pulibile grazie al fatto che la maschera frontale è rimovibile tramite delle clip all'interno. Per quanto riguarda invece la parte destra, si nota un design simmetrico rispetto a quella sinistra, con la differenza ovviamente che non ci sono finestre trasparenti, ma è un pannello di tipo solid. Come potete vedere c'è una sorta di rilievo per facilitare l'alloggio dei cavi dietro la motherboard tray, ma mostriamo l'interno per farvi vedere che non è necessario a nulla un rilievo del genere, è più un fattore estetico in quanto il fattore funzionale è già correttamente adempito dalle clip in plastica che tengono i cavi nel loro posto e da una serie di predisposizioni per le fascette tutte intorno alla motherboard tray che permettono di tenere tutti i cavi di cui abbiamo bisogno in modo ordinato. Ecco, qui la finestra per il montaggio delle backplate di dissipatori di qualsiasi tipo. Qui noi in particolare abbiamo il Corsair H100i installato e come potete vedere lo spazio di manovra è davvero tanto e quasi esagerato, però questo serve a garantire la compatibilità anche con configurazioni che hanno un socket più grande o comunque una disposizione differente, perché i produttori mainboard possono mettere il socket in posizioni differenti, quindi come punto di sicurezza viene fatta una finestra più larga e comunque col bordo ripiegato in modo da dare stabilità alla motherboard tray e quindi non compromettere la solidità del case. Quindi andiamo a chiudere. Ecco qui. Ci riuscirò? Ci sono riuscito, benissimo. Procediamo con la parte posteriore. La parte posteriore che, come possiamo vedere, ha due predisposizioni per il passaggio di tubi di un sistema di raffreddamento a liquido. Quindi qualora voleste installare un radiatore all'esterno è possibile grazie a queste predisposizioni. Una feritoia per la fuoriuscita dell'aria calda. La predisposizione per il bracket I/O della scheda madre, una ventola da 120 mm sostituibile con quello che vogliamo ma comunque preinstallata, 8 slot di espansione per schede PCI, PCI Express e quant'altro, al lato del quale ci sono sempre delle feritoie che permettono la fuoriuscita comunque in modo più efficiente dell'aria calda. Infine in basso c'è il bracket per l'alimentatore in formato ATX. Ora, sulla parte superiore, come abbiamo già accennato prima, ci sono due maniglie. Queste due maniglie con una molla che permette il ritorno della stessa alla propria posizione e una griglia forata nella quale è possibile installare radiatori,
sensori da 240 e 280 mm, quindi il supporto a tutti i dissipatori dell'azienda è garantito, sia che sia un H100i o un H110 o comunque qualsiasi altro dissipatore. Andando quindi a vedere la parte inferiore, ci sono numero 2 filtri antipolvere, questo qui che non ho messo bene prima, e facilmente lavabili, facilmente estraibili, l'ho fatto in diretta, e che consentono comunque il corretto filtraggio dell'aria e impediscono, soprattutto nella zona dell'alimentatore, alla polvere di entrare all'interno. Ora mettiamo qui i filtri, apriamo la paratia, due semplici clic e la paratia è aperta. E qui abbiamo già la nostra installazione completata, la nostra configurazione di sistema, la test rig numero 1, completa in ogni sua parte. Abbiamo quindi una scheda madre ATX che non occupa tutto lo spazio, ed è possibile installare anche schede madri e ATX, ovvero che occupano una parte maggiore lateralmente. Infatti le guarnizioni in gomma che contornano le feritoie passacavi sono disposte in modo che, qualora abbiate una scheda madre più larga, ci sia ancora lo spazio per far passare i cavi. Come vedete, una sola scheda video quasi non basta a dare giustizia a questo case. Infatti c'è il supporto a sistemi a 3 schede o 4 schede, però comunque la quarta scheda sarebbe abbastanza soffocata, quindi un sistema a 2-3 schede è l'ideale. Abbiamo 6 slot per disco da 2,5 e 3,5 pollici, due ventole da 120 mm preinstallate nella zona delle gabbie degli hard disk, che è possibile spostare anche all'interno, ovvero smontando la paratia frontale è possibile montarla all'interno del telaio. Sul fondo c'è il supporto per alimentatori ATX full format, quindi volendo potete occupare anche più spazio con l'alimentatore, anche se comunque questo è bene o male la grandezza massima. E c'è anche la possibilità di installare radiatori da 240 o 280 sul fondo del case, quindi si ha un totale di un radiatore da 240, un radiatore da 240 o 280, un radiatore da 240 o 280 e un radiatore da 120, quindi fino a 1, 2, 3, 4 radiatori. Ovviamente solo i più entusiasti monteranno configurazioni del genere, però comunque un case così piccolino, tra virgolette, permette di installare configurazioni abbastanza importanti, senza comunque compromettere la ventilazione o comunque senza avere problemi di spazio. Per quanto riguarda le gabbie dell'hard disk, entrambe sono rimovibili. A cosa serve rimuovere le gabbie dell'hard disk? Se ne usate solo una la potete togliere, sia per migliorare la circolazione dell'aria, sia per permettere l'installazione di schede video più lunghe. In questo caso, rimuovendo la ventola da 120 mm e montandola nella parte frontale, è possibile installare schede video che comunque hanno una lunghezza superiore ai 30-35 cm, che è comunque la dimensione massima delle schede video attualmente in commercio. Ecco, detto questo, possiamo benissimamente passare ai voti e dare un giudizio al Corsair C70. Come avrete quindi potuto notare, questo cabinet ha davvero delle soluzioni interessanti, soprattutto per coloro che fanno del gaming la propria attività principale. Il fatto che questo case abbia un sistema di trasporto comodo quanto rigido invoglia quasi ad andare alle LAN party in giro per l'Italia, comunque per il mondo, se magari siete dei giocatori professionisti. Con un prezzo di circa 109 euro presso i rivenditori ufficiali, mi raccomando, andate sul sito di Corsair, www.corsair.com/where-to-buy, proprio per evitare venditori fraudolenti o che comunque sono VAT player e non sono rivenditori ufficiali. Coloro che non sono rivenditori ufficiali non forniscono garanzia, quindi qualora aveste qualche problema sareste nei guai. Ecco, quindi meglio non risparmiare all'inizio per poter risparmiare dopo in seguito, quando possiamo avere dei problemi. Certo, non auguriamo di avere problemi, però comunque può capitare qualsiasi tipo di evento ed è meglio essere tutelati per il meglio. Dicevo, con un prezzo di 109 euro questo case mi ha convinto in un modo incredibile. A parte il fatto che è solido, io che cambio configurazione hardware spesso, sia per i test sia per smania, che voglio il computer più veloce del mondo,
anche se non è il più veloce del mondo, ma lasciamo perdere. Mi ci sono trovato davvero molto ma molto bene. Il fatto che abbia un sistema di sgancio rapido per le paratie e invoglia quasi ad entrare nel case, no, almeno una volta al giorno. E il fatto che abbia un prezzo così appetibile, come già ho detto, 109 euro, permette di portarselo a casa senza molti sforzi economici. Infatti questo case, per quanto solido e comunque robusto, ha un rapporto qualità-prezzo incredibilmente elevato. Da un case di queste dimensioni, di questa fascia di prezzo, ci si aspetta poco spazio all'interno, meno funzionalità e più apparenza. Ma devo dire che questo case, quasi totalmente in acciaio e comunque da uno spazio interno davvero esteso, non mi ha deluso su questo fattore, quindi molta sostanza, poca apparenza e a mio avviso questo case si merita 9 stelle su 10 e il Low World Revo Design. Se fosse costato un pochino meno, magari sotto i 100 euro avrebbe preso il massimo dei voti. Ma comunque è un case per cui vale la pena spendere questi soldi. E ricordiamo inoltre che il C70 è disponibile in Arctic White e in verde militare, green, military green. Quindi il military green meglio si sposa con le funzionalità del pannello frontale, che fanno sembrare quasi un carro armato il cabinet. Però io ho voluto il nero perché il verde stona con una configurazione hardware che ho all'interno. E quindi niente, volendo possiamo concludere qui la video recensione, video analisi, video quello che vi pare. E un saluto da Hades, ringraziamo ancora per sé Gigabat in particolare per averci fornito la scheda madre. E un saluto da Hades e alla prossima video recensione. Ciao!